In onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili ascoltatori di Radio Piper, buonasera, siamo in prima serata, potremmo dire. Benvenuti a Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, in studio Bonella Massimo, trasmissione che viene in onda in collaborazione con il circuito RST, Radio Science TV di Treviso, emittente online, diretta da Rosario Moreno, che è alla regia e che saluto anche, anzi facciamo sentire un attimo la voce di Rosario. Rosario, come stai? Buonasera a tutti quanti, mi ero messo offline quindi non mi ascoltavano gli amici, no, adesso sì, sto benissimo. Bene, ieri ho fatto i miei primi 63 anni, quindi ho compiuto, quindi sono a posto. Allora innanzitutto complimenti anche qui da Radio Piper, cioè grandi quindi festeggiamenti, quindi un traguardo anche importante, insomma. Sì, sono tre giorni che festeggio, Massimo. Bene, sì, certo, non potevi mica festeggiare due giorni solo, non c'è, certo. Due senza tre, quindi per tre giorni è giusto festeggiare. Complimenti, auguri ancora, comunque complimenti per il tuo lavoro con questa emittente che da un po' di anni a questa parte stai portando avanti, in collaborazione. Grazie. Anche poi alla fine con noi, che anzi un ringraziamento perché gratuitamente ripeti il nostro programma e fai quindi conoscere Radio Piper, questa emittente terrestre che copre tutto l'alto Adriatico, anche diciamo in altre come si può dire, in altre zone d'Italia, in nuovi ascoltatori, appunto quelli di Radio Science TV. Perfetto. Bene, allora un saluto anche naturalmente alla regia qui a Fontana Fredda di Radio Piper, a Paolo Gavasso. Dunque, a questo punto io vedo già pronto nello studio 2 che abbiamo un collaboratore diverso, vedo. Abbiamo Marco Grilli. Allora, anzi, più che vedo, sento, perché non è che poi ci vediamo tanto bene da questa angolatura. Allora, Marco Grilli di Pordenone, dell'associazione culturale Il Sicomoro, ricordo un'associazione molto importante che sta praticamente organizzando da diversi anni, possiamo dire dal 98, ancora prima che poi diventasse associazione, numerose conferenze su temi di legalità, di tutela dell'ambiente, insomma di tutela della vita di questo pianeta. Allora, Marco Grilli, ci sentiamo, buonasera ancora. Buonasera a tutti quanti, buonasera agli ascoltatori e, se mi è permesso, visto che ho sentito la novità, buonasera e auguri a Rosario per i suoi primi 63 anni. Esatto, sì. Grazie Marco. Bene, allora, caro Marco Grilli, dunque, quando a volte capita, no, che il professore in classe interroga un studente, capita che gli fa una domanda che a me piaceva tanto quando qualche anno fa ero alle superiori, no? Cioè quella di dire, no, dimmi un tema a piacere. Allora, siccome io normalmente studiavo, avevo sempre pronto un bel discorso da fare, anche bella figura, e riuscivo quindi a prendermi anche più che la sufficienza. Poi dipendeva sempre anche da professore a professore, perché se uno voleva, purtroppo ancora oggi succede che se voleva fregarti, ti fregava lo stesso, anche se sai la cosa, te lo dico per esperienza. Però in questo caso a te dico, caro Marco Grilli, parlami di un tema che vuoi, poi ti faccio io una domanda che è di attualità, ma intanto partiamo così. Prego. Normalmente come dire, i miei temi sono politici e magari mirati a quella che è la politica estera in particolare. Esatto. Oggi vorrei vedere un tema in generale e più che altro vorrei che discutessimo di una cosa, che è il cosiddetto welfare,
giusto perché si utilizza una terminologia di origine inglese quando in Italia dobbiamo parlare di benessere. Sì, non è il benessere dei centri, non è il benessere dei centri massaggi, dei centri benessere, il benessere di quella che dovrebbe essere la nostra società e quindi tutto ciò che sostanzialmente riguarda il livellamento verso un tenore di vita tranquillamente superiore per quello che riguarda tutta la società, ovvero occuparsi di come far star bene i cittadini italiani. Questa sarebbe una bella argomentazione. Ma, scusa, come definizione questo welfare, cosa sarebbe, cosa vuol dire, come lo si può definire in poche parole? Allora, partiamo dal presupposto che oltre ad essere un termine inglese, il discorso del welfare state nasce proprio in Inghilterra, cioè lo stato di benessere, cioè tutto ciò che il sistema deve organizzare al suo interno per garantire delle condizioni di vita soddisfacenti a tutti quelli che sono i cittadini o i consociati sostanzialmente. Quindi intendiamo come welfare tutto ciò che si occupa del benessere della società, torno a ripetere, senza scadere nell'accezione che riguarda prettamente il benessere fisico, anche se di fatto poi tutto ciò che noi di benefico abbiamo psicologicamente o a livello di sostegno morale, anche a livello di sostegno economico, si riflette chiaramente anche a livello fisico, perché quando sei più scarico da problematiche, quando sai di poter contare su qualcuno che comunque ti assiste, tu sai che il tuo stato, il tuo paese ti copre le spalle per le necessità quantomeno basilari che sono mangiare, la salute e comunque una vita decorosa, ecco che stai già meglio. Quando invece ti trovi in una situazione in cui non solo non ti è garantito il cibo o la possibilità di procacciartelo, rischi anche di dover pensare a una sanità privata, perché quella pubblica dà evidenti segni di collasso, e tra le altre cose tutto sembra andare nella direzione, per l'appunto che dicevo, di privatizzazione del sistema sanitario italiano, ecco che di tanto di benessere in Italia non è che si possa parlare in questo momento. A meno che non consideriamo per benessere tutto quello che vediamo a livello di palinsesto o di programmazione televisiva sul cibo e su tutto ciò che riguarda l'enogastronomia, dove sicuramente in Italia abbiamo successo. Quindi, quando parliamo di benessere e di welfare, intendiamo le condizioni sociali minime di sostenibilità di un livello accettabile di vita, o diciamo dove appunto siano garantiti servizi base e soprattutto dove sia garantito un minimo di standard di vita a tutti quanti, indipendentemente dallo status sociale. Sono stato abbastanza chiaro? Sì, ho capito, ma secondo te come mai questo paese era, diciamo, messo molto bene negli anni 80? Credo che lì sia un po' la parte più alta, come si può dire, il top, ecco. E dopodiché è sempre andato, è sempre peggiorato. Negli anni 90 già si sentiva un po' di crisi, parlo di primi anni 90, poi c'è stato il momento là di Mani Pulite, dopo sono venuti fuori questi governi destra, sinistra, questo pendolarismo a destra, sinistra, io sono più bravo di te perché sono rosso, no, tu sei peggio, e invece sono io più bravo che sono di un altro colore, e avanti, avanti, avanti tra questi due colori, diciamo, no? E alla fin fine però li abbiamo visti tutte e due al potere, i risultati sono più che pessimi. Ecco, secondo te come mai c'è stato alla fin fine questo peggioramento dagli anni 80 ad oggi delle condizioni di vita? Proprio la notizia anche di questi giorni che altre due aziende in Veneto stanno chiudendo, insomma, nella provincia di Venezia, una vicino a Scorsè, un'altra credo a Campo San Piero, ora non mi ricordo i nomi di queste aziende, ma tanto per dirne una, ma si potrebbe poi fare una ricerca, ne vedi che quasi tutti i giorni ce ne
succede, ci sono situazioni di questo tipo. Ecco, come mai ci siamo arrivati a questa situazione? Apro una parentesi, con il dottor Giovanni Zanolin, che tiene, ricordo, una rubrica, un quindicinale a lunedì sera qui su Radio Science, lui parlava che ormai siamo arrivati a un punto di saturazione, cioè praticamente dovremmo ridurre l'orario di lavoro, cercare quindi di produrre un po' di meno, far prendere respiro insomma a questo mercato e poi produrre in base a quello che serve, in modo tale da poter, ecco, equalizzare un po' il tutto. Ecco, a te la parola. Allora, se dicessi di avere la perfetta intelligibilità sulla situazione, sarei un emerito bugiardo come la gran parte di quelli che popolano le trasmissioni televisive, che hanno tutti una ricetta per risolvere i problemi o, se preferisci, hanno tutti la sfera di cristallo per capire dove si siano formate le problematiche, dove stiano le soluzioni, e poi ci ritroviamo sempre punto a capo. Quindi, siccome questo è un paese di scienziati in tutti i sensi, anche in senso lato, non voglio fare la parte di quello che la sa più lunga degli altri. Ad ogni buon conto, io ritengo che, mi permetti la battuta, negli anni '80, poco fino ad arrivare praticamente a Mani Pulite, ricordo quando ero bambino io, c'era il cosiddetto CAF, che non era il centro di assistenza fiscale, era l'asse Craxi Andreotti Forlani. E attorno a questo ruotava gran parte della politica italiana. Okay? Quindi stiamo parlando di un sistema partitico e politico basato sulla corruzione, questo è quello che Mani Pulite ha portato a galla, e tecnicamente dovrebbe avere contribuito a risolvere, se non fosse che nel corso degli anni ciò che era il CAF prima è diventato qualcos'altro poi, per cui si parla di Seconda Repubblica, ma di fatto non è mai finita la prima. Siamo adesso alla Terza Repubblica, secondo qualcuno. Per cui io direi che siamo in perfetta continuità, anzi in perfetta continuità di peggioramento, perché mentre una volta, bene o male, permettimi l'ironia, mangiavano tutti, adesso mangiano solo in pochi. Stiamo passando da una società, diciamo, di casta e di pochi potenti, di molti potenti, o di molte persone che potevano accedere a determinati, come dire, servizi e privilegi. Adesso diciamo che il numero di oligarchi si è drasticamente ridotto, la casta è sempre più forte nonostante ci siano delle forze che si stiano impegnando a cercare di demolirla. Tutto ciò si riflette sul benessere del paese, perché laddove non ci sono investimenti sulle attività produttive, laddove si continuano a spacciare dati di indice di produzione come o di PIL come sinonimo del benessere della società, secondo me si sta facendo quantomeno disinformazione. Perché dico questo? Perché nel PIL le componenti sono varie. PIL sta per prodotto interno lordo, cioè è la somma praticamente di tutto ciò che economicamente viene prodotto all'interno di un territorio statuale, nel nostro caso in Italia, anche da operatori stranieri. Ciò che maggiormente fa capire quali possono essere le potenzialità di un paese è il PNL, cioè il prodotto nazionale lordo, che fa appunto quello che si produce all'interno del territorio da imprese del territorio e fuori dal territorio da imprese del territorio. Allora ti fa capire quanto bene stiano le imprese italiane, tanto per cominciare. E ce ne sono molte che stanno sempre peggio, che vuol dire che qualcosa sta andando storto, quindi carico fiscale, sempre maggiori adempimenti, poi possiamo fare dei piccoli esempi tanto per dare un'idea quantomeno di come stia aumentando la complessità nel mondo del lavoro. Un sistema pensionistico con un ente preposto che è letteralmente al collasso, un sistema sanitario che non vede via d'uscita perché, salvo alcuni casi di eccellenza che vengono pubblicizzati come se fossero sintomo di un sistema sano, il sistema sanitario italiano è anch'esso messo piuttosto maluccio. Basta capire che gli ospedali siano nel corso del tempo diventati delle aziende ospedaliere e non siano degli enti di assistenza e di cura delle persone. Quando tu metti la salute su un piano puramente economico, vuol dire che qualcosa di base si sta sbagliando.
La salute è uno dei beni primari dell'uomo, anzi forse il bene primario, perché quando manca quello puoi avere tutti i soldi che vuoi, a parte magari garantirti qualche cura migliore, ma se non hai la salute non puoi neanche provvedere a, oltre alle tue stesse necessità, anche a quelle di quelli che ti stanno cari e ti stanno intorno. Quindi nel momento in cui si monetizza la salute di una persona, ecco che vuol dire che il sistema sta andando a patrasso. Non so allora, se tu... scusami, Marco, intanto ricordo per chi si fosse sintonizzata, questa è Radio Piper che modula sugli 88-800, 93-800 in stereofonia per tutto l'Alto Adriatico, ricordo anche il sito internet del radiopiper.it, questa è Pianeta Oggi, Mente nel Mondo, il nostro approfondimento settimanale. Dunque, Marco, allora, se non c'è nemmeno il rispetto, diciamo, delle, tra di noi, voglio dire, perché appunto spiegavi tu bene prima, e che futuro può avere questo paese da questo punto di vista, da, in questo settore, ma comunque che futuro può avere l'umanità, insomma? Considerando che l'umanità, che ha avuto in dotazione un pianeta meraviglioso, lo sta letteralmente stuprando da quando ha messo piede sullo stesso pianeta, ecco che secondo me di futuro, non voglio sembrare pessimista, catastrofista, per l'amor del cielo, però ho l'impressione che questa società si stia giocando letteralmente la salute mentale ormai se l'è già giocata in parte, una notizia terribile, scusami la piccola citazione, notizia terribile, il duplice infanticidio di Trento, che mi ha fatto letteralmente accapponare la pelle, non perché purtroppo sia l'unico caso, anzi a maggior ragione, ma perché mi ha trasferito un'immagine di malattia della società, anche laddove stiamo parlando proprio della culla della società, cioè quella familiare, la micro società familiare, dove un padre uccide i propri due figli. Io direi che di sintomi come questo ne abbiamo già avuti, purtroppo ho paura che ne vedremo degli altri. Significa che la società sta andando veramente a farsi benedire, anzi a farsi maledire, perché non c'è più razza nelle cose, tutto ruota intorno al dio denaro, non importa che cosa si stia mettendo in gioco, se la morale, se la salute, qualsiasi cosa, torno a ripetere, sia monetizzabile, diventa oggetto di un processo che somiglia molto al mors tua vita mea, come dicevano i latini, cioè la tua morte rappresenta la mia possibilità di vivere. Ma qualcuno forse ci ha portato a questo? Beh, sicuramente la nostra classe politica, ma la colpa, vedi Massimo, è soprattutto nostra, perché abbiamo permesso che questo accadesse, abbiamo permesso negli anni, stiamo parlando di ormai decenni, di farci dominare dal punto di vista legislativo e governativo da chiunque rappresenti il peggio che la nostra società abbia da offrire. Quindi ignoranza, supponenza, delirio di onnipotenza, senso della casta, totale mancanza di rispetto per le esigenze degli altri e unica ricerca del proprio benessere personale, del proprio tornaconto personale, perché questo è quello che la nostra società sta mostrando in particolare in questo momento. Sì, ma a proposito di politica, io però vedo anche delle persone, intanto ti ricordo abbiamo circa 5 minuti ancora di programma, dobbiamo stare appunto ai tempi delle ultime direttive qui della direzione, ma volevo dirti, no? Così potremmo anche un attimino andare su una conclusione, cioè perché ancora adesso certe persone che io sento anche vanno dietro ancora a chi abbiamo già visto al comando, che hanno fatto letteralmente schifo, per non parlare poi in quei salotti televisivi delle TV nazionali che praticamente
quelle trasmissioni che non finiscono mai, no? Quindi ci sembra, ecco, già lì si potrebbe aprire un link, no? Cioè, come mai devono sempre esistere queste trasmissioni qua? Che messaggi vogliamo far passare in quelle trasmissioni là? Qua qualcuno giova a far passare dei messaggi ben precisi, mi viene da dire. Ecco, li vediamo appunto urlare, sbraitare, ma fin fine la gente non arriva più a fine mese, le tasse aumentano. Faccio un esempio, basta vedere le autostrade che aumenta sempre, cioè a spostarti per fare 80 km spendi anche 7 euro, posso fare anche un esempio ben preciso, la Mestre Sacile via A27 a pezzettino di A28. Scherzi, quasi 7 euro, adesso di preciso non lo so, ma siamo sotto i 7 euro. Cioè, queste sono cose veramente che hanno dell'indecenza. Voglio 6 euro e dire, 90 per essere precisi, sempre. quanti, quanti 6 euro sei? Ripeti, scusa. 6 euro e 90, anzi, dipende da dove fai il tratto, tra i 6 euro e 90 e i 7 euro e 20. Sì, ecco, perfetto. Ecco, io ti dico Mogliano Veneto, Sacile. Sì, tu hai la Da 27. barriera, hai la barriera, sì, di Mogliano Sì. praticamente, poi è la barriera di San Sì. Vendemiano. No, poi entro in A28 e esco direttamente a Sacile e lì c'è la stangata. Lei è a Cordignano la barriera. Quindi Sì, esatto. Ecco, allora comunque cambia poco la sostanza. siamo circa, sì, siamo a meno di 80 km. Ora, ti pare che sia normale che uno deve bypassare il casello di Mogliano perché è maggiorato, poi deve bypassare quello di Sacile Crodignano perché è maggiorato? Cioè, voglio dire, ma stiamo Perché scherzando? Massimo, perdonami, Cioè, perché è una cosa che, Massimo? ecco, allora voglio dire, dove, cioè, come mai allora queste persone ancora sarebbero disposte di votare chi abbiamo già visto al potere che hanno fatto letteralmente una schifezza? Perché, come ho detto prima, mentre prima erano in tanti o tutti quanti bene o male a mangiare, vivendo anche nell'ignoranza, adesso che certe cose sono note al cinotto, è addirittura peggiorata la cosa. L'italiano mediamente, mi capita purtroppo di ripeterlo spesso, sostengo che abbia una grande coscienza quando vuole, se non fosse che bada semplicemente al piatto pieno e al bicchiere pieno davanti a sé. Ok? Uno. Due. Continuano ad esserci sempre i soliti politici, perché intanto ci vuole fegato per riuscire a rappresentare qualcuno, ma come dire, secondariamente il problema è questo, che vanno al potere quelli che sono disposti a compromettersi mediamente, uno, e due, vengono mandati al potere da quelli che abiurano di voler rimandare a potere per interesse personale, ma di fatto vogliono esattamente continuare questa storia. Questa strada, il voto di scambio, cioè io ti faccio andare lì perché tu mi dia qualcosa in cambio sostanzialmente. E l'esempio dell'autostrada che hai fatto tu è perfettamente calzante, perché l'autostrada SPA ha un rincaro automatizzato in funzione dell'indice Istat sulla base sostanzialmente del fatto che viene fatta rientrare in pratica nel cosiddetto paniere di beni di consumo. E quindi ha diritto a un adeguamento Istat annuale. Ma stiamo scherzando? Anche se non ti dà un servizio migliore, ma stiamo scherzando? Questo è un esempio eclatante. Ma l'autostrada è in mano a pochi potentati, fondamentalmente, tra i quali, vabbè, possiamo fare nomi? Beh, comunque sappiamo, poi ognuno di noi potrà andare a fare le sue ricerche e vedere dopo dove conduce questa cosa a chi ha in mano certe gestioni. Sta di fatto che intanto faremo le strade normali, insomma, come una volta, partiamo un'ora prima, magari ecco, la prendiamo così. Però voglio dire, allora ecco, è inutile poi fare tutte queste cementificazioni a scassare il territorio che poi non si può nemmeno usufruire di quel servizio perché all'ennesima potenza, sono cose che hanno dell'incredibile, ecco, mi limito a dire questo. Abbiamo esaurito il tempo. Marco, ma rapido, 30 secondi, un messaggio da dare ai giovani soprattutto. Credete in voi stessi, giovani, lo dico anche per me perché mi ritengo ancora anch'io un giovane. Non abbandonate il territorio, cercate la vostra vena migliore
per trovare le soluzioni. Non mollate mai. Cercate di votare una classe dirigente migliore, cioè più pulita, più orientata alla soluzione dei problemi e non all'evidenziazione degli stessi, che abbia lo spirito di mettersi in gioco. Bene. Di volersi dedicare agli altri, fondamentalmente, a migliorare le condizioni di tutti quanti. E non è un discorso prettamente comunista, è un discorso di senso civico, rispettare gli altri come si rispetta se stessi. In questo modo potremo fare tutti molto molto di più. È un principio basilare. Certo, anzi, userei il superlativo assoluto certissimo. Grazie a Marco Grillo per queste parole che mi sono piaciute moltissimo e credo anche ai nostri ascoltatori. Termina qui Pianeta Oggi 20 nel mondo, abbiamo sforato un po'. Ringrazio le regie Paolo Grasso a Fontana Fredda e Rosario Moreno a Radio Sales, dal circuito Radio Sales di Treviso, che gentilmente e gratuitamente ci rimette in onda. Gentili ascoltatori, grazie ancora, buon proseguimento con i programmi di Radio Piper 93 800 88 800 MHz in tutto l'Alto Adriatico. Appuntamento per la prossima settimana, sempre alle stesse ore. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, a cura di Massimo Bonella, in onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper. Thank you.